Questa è la serie B-Win. Al Castellani si affrontano per la 17ª giornata di Serie B-Win due squadre che stanno vivendo emozioni sicuramente differenti. L'Empoli è forse la squadra più in forma del campionato, lo Spezia invece aveva cominciato la stagione con dei propositi diversi, ma ora si ritrova un punto sotto l'Empoli e soprattutto la cosa più grave, diciamo, non vince da tre giornate nelle quali ha ottenuto solamente 2 punti su 9. Tutto pronto, si comincia 17ª giornata di Serie B, Win. Pal di Fiori, è uno schema, il pallone dentro, Maccarone! Gran girata e che parata di Iacobucci, subito scoppiettante il match al secondo minuto. La danza in area di rigore. Buono il cross di Gennaro! Il colpo di testa da parte di Sansovini. Ancora Maccarone. Ottima la sua progressione, in qualche modo il pallone arriva a Moro, ancora Maccarone, da solo Maccarone può calciare, mette dentro dove c'è Tavano! Ancora San Marco, potrebbe anche calciare, pallone morbido a cercare di Gennaro! Buono il suo impatto di sinistro, Valdifiori pronto a partire. Cross basso, la palla buona per il sinistro di Isai. Ottimo l'inserimento di Madonna, il cross dentro, il vantaggio dello Spezia, Sansovini, ottima l'azione con sviluppata a destra con il solito asse formato da Bovo e Madonna, il cross basso interessantissimo per Sansovini. C'è un po' di spazio ora, ancora Saponara, il destro, il pareggio dell'Empoli! Il pareggio al 36esimo minuto, proprio lui, Saponara, l'uomo più atteso di questo match. Attenzione, il gol dello Spezia, il 2-1 firmato ancora Sansovini e ancora lui al 41esimo a siglare la rete del vantaggio. Tavano, posizione regolare, ancora Maccarone l'esterno. Il salvataggio da parte di Iacobucci. Nessun cambio, si riparte dunque, secondo tempo che ha inizio tra Empoli e lo Spezia. Ancora Big Mac sulla destra, può metterla in mezzo, basso per Saponara, il controllo, può calciare, palla che diventa un assist per Tavano che colpisce il palo in pieno. Tavano, cross interessantissimo all'interno dell'area di rigore, Saponara. Qualche polemica dell'Empoli, scusate, quindi viene allontanato addirittura Sarri insieme a Tavano che finisce a terra. Attenzione, ci sarà calcio di rigore e giallo, fischia Mariani, parte Tavano, il pareggio dell'Empoli al 25esimo su calcio di rigore. Ciccio Tavano al 7° gol in stagione, raggiunge così il compagno di squadra Riccardo Saponara. Il pallone per Tavano che deve calciare, lo fa di prima intenzione. Il pallone che arriva dalle parti di Sansovini, poi ancora il sinistro di Lollo. Chiuderà qui il match ed è così, triplice fischio, finisce 2-2 al Castellani tra gli applausi del pubblico, applausi giusti, più che mai meritati per tutti i giocatori che sono scesi in campo.